Amici sportivi di Mediagol, bentrovati con un'altra puntata di Football Mediagol. Buonasera al bellissimo Leandro Ficarra. Non esageriamo, buonasera a te William, buonasera a tutti i nostri telespettatori e ai numerosissimi web spettatori che ci seguono sempre. Vi salutiamo tutti, ieri abbiamo detto uno per uno chi è che c'era in chat, li salutiamo, sono sempre molto gentili con noi. Allora, i temi di oggi sono diversi, come sempre i nostri amici da casa poi hanno un riepilogo un po' della giornata rosanero. Naturalmente le nostre attenzioni sono puntate sulla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, però abbiamo anche da proporvi l'intervista ad Abel Hernandez e poi di parlarvi ancora dell'argomento relativo all'infortunio di Mattia Cassani. Poi vedremo come sta il nostro terzino del Palermo. Sì, una brutta tegola per Delio Rossi, il problema muscolare, distrazione al flessore della coscia destra per Mattia Cassani, patito proprio in occasione dell'amichevole della nazionale ieri contro la Germania a Dortmund. Insomma, adesso Delio Rossi dovrà inventare una soluzione alternativa, schierando probabilmente anche un giocatore non di ruolo come esterno o basso di destra. Una partita importantissima, quella contro la Fiorentina, per dare continuità alle due vittorie, William, contro la Juventus e in quel di Lecce, ma soprattutto anche in considerazione del calendario previsto nella prossima giornata per la possibilità di allungare sulle dirette concorrenti e entrare, direi, a pieno diritto nella zona che conta, nella zona Champions, no? Ci sono diverse partite interessanti, per esempio il Milan. Ti interrompo perché vai. Di questo e di altro ne parliamo col nostro primo ospite, che è un ospite assolutamente prestigioso e che non abbiamo scelto a caso. Noi lo consideriamo sempre comunque un allenatore, anche se non è in attività, ed è un ospite gradito non soltanto per la sua conoscenza calcistica, ma anche perché ormai nel mondo dell'ovvio e della retorica, delle dichiarazioni un po' diplomatiche e senza costrutto, lui è uno che brilla per schiettezza e direi anche concretezza dei suoi pensieri. Aldo Agroppi, buonasera mister. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora mister, stavamo introducendo i temi relativi a Palermo-Fiorentina di domenica prossima. Da un lato il Palermo di Delio Rossi, che ormai si è consolidato, direi, nell'Olimpo del calcio nazionale, un gioco spettacolare, redditizio, brillante. Dall'altro una Fiorentina che è un po' a fine ciclo e patisce anche un distacco, uno scollamento molto forte tra la proprietà e l'ambiente. Ecco, che partita sarà? Beh, il Palermo farà bene a non fidarsi della Fiorentina, anche se è vero, la proprietà ormai dopo 6 anni ha perso un po' di entusiasmo, lo si vede dagli investimenti che non hanno fatto, è una società che ormai tira a campare, che vive ancora su qualche elemento di prima grandezza, vedi Gilardino, vedi Mutu, Jovetic che è infortunato. Insomma, sono questi i giocatori più rappresentativi della Fiorentina, che ha nella tifoseria un distacco ormai, c'è una contestazione silente ma pronta a esplodere nel momento in cui la Fiorentina non dovesse ottenere da qui in avanti risultati importanti. La partita con il Palermo è una partita molto delicata, contro un Palermo forte che gioca bene in casa, grande individualità, dove insomma per vincere a Palermo credo bisogna, non solo la Fiorentina ma qualsiasi squadra deve offrire una grande prestazione. Però la Fiorentina nelle ultime due partite ha ottenuto 4 punti, una vittoria e un pareggio in trasferta. Dovrebbe rientrare Mutu è una testa, lo sappiamo che testa ha, sì. Ha un cervello disabitato, un cervello vuoto. Il mio amico Bosco lo dice spesso, testa di calciatore buona solo per portare cappello. E lui è uno di quelli che porta il cappello insieme a Cassano, a Balotelli, a Adriano, insomma ce ne sono molti che portano il cappello, però è uno capace anche di grandi giocate, perché Mutu, se avesse avuto la mia testa, avrebbe vinto 4 palloni d'oro minimo, però non si riesce a inquadrare nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, ma il talento c'è, il talento è di prima grandezza.
ha voglia di farsi perdonare, ha riposato molto e quindi sta bene fisicamente. Attenzione, perché la coppia Girardino-Mutu è una delle coppie più importanti in circolazione. Mister, bastano infortuni eccellenti come quelli di Vargas e Jovetic a spiegare una stagione un po' anonima da parte della Fiorentina? Secondo lei c'è anche un profondo calo motivazionale, no, di giocatori importanti come Girardino, come Montolivo, che avvertono il ridimensionamento e con la testa sono già un po' altrove? Beh, Girardino e Montolivo sono due ottimi elementi, ma hanno avuto un rendimento altalenante perché condizionato dagli infortuni e poi credo anche dalla testa che li sta portando verso altri lidi. Montolivo, fra l'altro, è in scadenza di contratto, non so se ora o se il prossimo anno, ma che comunque ha detto chiaro e tondo, ha fatto capire che non ha intenzione di rinnovare. E poi c'è stato questo infortunio alla caviglia, si porta dietro questo infortunio che non gli permette di giocare a rendimenti accettabili. Il campionato di Montolivo è stato un campionato molto molto modesto. Gilardino ha segnato molto poco perché a turno sono mancati Jovetic e Mutu e lui lassù in mezzo alle aree di rigore sembra un appestato, isolato, fuori da tutti, fu lontano da tutti. Però è chiaro che questa è una squadra che oggi come oggi deve recuperare in fretta Mutu e lo farà, perché attenzione, si è allenato bene, potrebbe essere e sarà molto pericoloso se giocherà fin dall'inizio. Poi la Fiorentina aveva scoperto un giocatore eccezionale, un ragazzino, Jovetic, che si è infortunato all'inizio di stagione ed è ancora infortunato, perché se vengono a mancare calciatori di qualità come Mutu e Jovetic, oggi le partite, oggi come sempre, si vincono con i gol. Se non hai davanti chi fa gol, come fai a vincere le partite? Certo. Non avendo Mutu e Jovetic, il potenziale offensivo è ridotto di molto. Dietro e in difesa, a centrocampo in difesa, la squadra della Fiorentina non ha grandi giocatori. Però attenzione, torno a dire, perché è una squadra in ripresa. Mister, passando al Palermo di Delio Rossi, una squadra tatticamente molto caratterizzata, grande organizzazione, un gioco lineare, fluido, spettacolare e delle individualità di assoluto rilievo, pensiamo a Pastore, Ilicic, Miccoli e via discorrendo. Ecco, è una squadra che ogni qualvolta si trova proprio lì per fare il definitivo salto di qualità sembra un po' incepparsi. Ecco, la gioventù è un po' contemporaneamente la forza e il limite di questo Palermo, secondo lei? Palermo ha un potenziale straordinario in attacco, ha un buon centrocampo, ma dietro la difesa ha un certo Muñoz, non so da dove sia arrivato, cosa c'entri sul Palermo, onestamente l'ho visto disastroso nella partita con l'Inter. Al di là della bravura di Pazzini, ma Muñoz non ha offerto niente, non ha posto niente, non so da dove arrivi. L'anno scorso aveva il biondo, come si chiama quel ragazzo biondo? Kier. Questo era un giocatore di grande rendimento e averlo avuto oggi voleva dire avere più solidità dietro. Il Palermo è una squadra che solitamente gioca bene. Perché? Perché ha degli artisti del pallone, ha dei fantasiosi, dei fantasisti, e poi davanti ha delle potenzialità non indifferenti. A centrocampo ugualmente un buonissimo centrocampo, perché alterna fantasia a gente come Nocerino che si suda la pagnotta ogni domenica, e dietro Sirigu è un buonissimo portiere, direi che anche Cassani è un buonissimo portiere, è un terzino, Balzaretti è il centrale, è bravo, bravo. E io la falla la vedo in questo Muñoz, non so se è quello visto a Milano, però ma è chiaro per fortuna che... diciamo che è abbastanza in crescita, diciamo, un ragazzo giovane. La sfortuna di questo Palermo è che anche un po' la fortuna è quella di avere dei giovani che poi man mano durante la stagione crescono, però purtroppo crescono in campo, esatto. Quindi io sono convinto che con il biondo, con Kier, come si chiama, mi sono dimenticato, sì Kier, già diciamo che aveva fatto la sua esperienza, era già sicuramente un giocatore collaudato. Sono convinto che a Milano non avrebbe perso il Palermo, a parte che ci sono degli episodi che purtroppo il
rigore sbagliato da Pastore, solitamente una partita sul 2-1 da 20 minuti alla fine con un rigore a favore solitamente è vinta. Pastore ha tirato un brutto rigore, dalle mie parti si dice ha tirato un rigore a sbadiglio di Ciuco, proprio molle, no, non si può, peccato, lui gli tremavano le gambe, sapeva che quello era un rigore decisivo, il ragazzo ha 20 anni, quindi si può anche concepire che avesse grande tensione in quel momento, perché non era un rigore facile, era un rigore molto molto importante per il futuro del Palermo. Mettete la vittoria di Milano e guardate il Palermo dove sarebbe oggi. Già. In quella partita però non mi è piaciuto Delio Rossi, non mi è piaciuto Delio Rossi con la sostituzione di Miccoli. Delio Rossi credo stia facendo molto bene, un allenatore che stimo perché ha cominciato dalla gavetta, non ha preso scorciatoie per arrivare in alto, ha sudato, come fanno tanti papaveri, tanti illustri calciatori che una volta smesso di giocare si ritrovano subito ad allenare grandi squadre. Già, si accomodano. Come? Si accomodano sulla panchina senza probabilmente avere il background, la gavetta giusta. Hanno dei favoritismi che non dovrebbero avere, ma siccome hanno amicizie importanti in alto loco e vengono piazzati senza andare a frequentare il corso di Comerciano, senza fare il corso allenatori, senza partire dalla provincia, partono dall'alto, non capisco. Invece Delio Rossi è uno che è partito dalla provincia, piano piano è salito, quindi mi fa piacere che sia in alto, però quella partita lì non dico che ha sbagliato, l'avrei giocata diversamente, ecco, diciamo così, non è che giocandola io diversamente mi avrebbe dato un risultato diverso, ma Miccoli a quel momento della partita non l'avrei tolto perché è stato un segnale negativo per la squadra, per come la vedo io. Agroppi, ma proprio Delio Rossi, diciamo, un argomento di questi giorni è d'attualità, perché i tifosi addirittura hanno organizzato una petizione, l'hanno sottoposta anche al presidente Maurizio Zamparini, affinché il patron rosanero rinnovi questo contratto all'allenatore e non finisca come è accaduto negli ultimi anni, che poi l'allenatore che in questi mesi ha regalato davvero tanto al club, poi lasci la città, perché era già successo con Guidolin e i tifosi hanno paura di che questa cosa possa accadere anche con Rossi e quindi ricominciare da zero con un progetto nuovo. Cosa vuoi? Zamparini è un cavallo matto che va sopportato, è un passionale, però è uno che ha fatto bene a Palermo. Bisogna però che si dia una regolata, non può pensare ogni anno, ogni due anni di cambiare allenatore. Delio Rossi è ben visto dalla piazza, la squadra gioca bene, ha fatto risultati e credo che sia doveroso riconfermarlo, perché tutte le volte ricominciare da capo, insomma. Tanto un allenatore che va da Genio a Zamparini per tutto un campionato non c'è, perché come la squadra del Palermo perde, Zamparini contesta, perché gli piace andare sui giornali, in prima pagina, gli piace apparire. Io credo che molte volte Zamparini sia deleterio, perché un presidente ha il diritto di poter criticare l'allenatore, la squadra, il modo di giocare, le marcature, ma lo deve fare al chiuso dei quattro mura, davanti all'allenatore, quattro occhi, e si parla di tutto e ti dico tutto quello che penso, perché sei il presidente, mi stipendi, quindi è giusto che io ascolti quello che dici. Ma quando lui spara sui giornali, delegittima l'allenatore, non, secondo me non è di nessuna utilità. Ecco, dovrebbe rivedere molte cose Zamparini in questo caso. Mister, questo lo dicono gli stessi giocatori del Palermo, tra i più rappresentativi, Miccoli, Migliaccio, Pastore, hanno detto noi vogliamo un futuro con Delio Rossi, certe esternazioni del presidente sicuramente non fanno bene alla nostra psiche, alla nostra serenità. Ora io le voglio chiedere, visto che lei è una personalità molto, ma molto forte, ecco, come avrebbe gestito un eventuale rapporto di lavoro col presidente rosanero, cioè avrebbe accettato una dialettica così, così forte, così sopra le righe? Io nella mia breve carriera da allenatore ho avuto Anconetani, ho avuto Rozzi, Vittorio Cacchiguori, presidenti non facili. Basta essere chiari fin dall'inizio. Io quando arrivai all'Ascoli, alla Fiorentina e al Pisa, dissi chiaro e tondo che non volevo interferenze,
non volevo dichiarazioni fuori luogo. Quando avevano qualcosa da dire mi convocavano in sede e ne parlavamo, e così è stato, e mi sono trovato benissimo, perché sono stato chiaro fin dall'inizio. Quando c'era qualcosa, il Presidente era doveroso che lo sapesse. Se lui aveva qualche, diciamo, qualche titubanza sulla formazione messa in campo, su certi atteggiamenti, bastava che mi chiamasse in sede, e siccome gli interessi sono comuni, quelli di Zamparini e quelli di Rossi, quelli di Agroppi e quelli di Rozzi, Cecchigori e Anconetani, mi chiamava in sede e se ne parlava, perché in fin dei conti gli interessi convergevano. E quindi io, pur avendo dei presidenti non facili, sono sempre andato d'accordo. Io credo che Zamparini dovrebbe crescere, sarebbe l'ora, no, che crescesse, perché... Ma gli piace andare sui giornali, sono vanesi, sono i presidenti, interviste a 9 colonne sui giornali, in prima pagina, si specchiano su quello che dicono, ma non è mica il solo Zamparini, pensate a Berlusconi, certo, che vita ha fatto fare a Zaccheroni, a Ancelotti, sono così, no, sono pieni di quattrini, sono ricchi, è uno sfizio, per loro è uno sfizio. Parlare, andare sulle prime pagine, gli piace, però non si accorgono che fanno dei danni. Mister, per chiudere, poi ovviamente la ringraziamo per la sua grandissima disponibilità. I giocatori di maggior estro, di maggior genio calcistico nella rosa del Palermo sono sicuramente Fabrizio Miccoli e Davie Pastore. Ecco, uno ovviamente ha già una certa età e probabilmente ha avuto meno dal calcio rispetto a quello che è il suo grande talento. L'altro, Avie Pastore, può diventare sicuramente uno dei più forti giocatori del panorama calcistico mondiale. Ecco, vorrei una sua valutazione, una sua disamina anche su dove può crescere, dove deve crescere Avie Pastore per affermarsi a grandissimi livelli. Di Miccoli mi piace tutto, meno che gli orecchini e tutti quei tatuaggi che ha sul corpo. Non capisco cosa voglia dire. Io stimo come calciatore Miccoli, un calciatore che ha perso un anno quando è andato in Portogallo al Benfica, ma è un calciatore di valore assoluto. Ma perché? Ma perché storpiare il proprio corpo con quei tatuaggi? Ma cosa voglio dire? È una forma d'arte ormai. Ma, sì. Ma che forma d'arte? Esibizionismo, non serve a niente. Ma perché offendono il loro corpo? Ma la forma d'arte si può esprimere sul campo, con le sue giocate, in un'altra maniera. Ma dico Miccoli per dire tutti quelli che si sono ormai... uniformati a questa moda. Ma io non ero così, non sarei nemmeno oggi se giocassi, perché ci sono altre forme per esprimere arte, per esprimere un qualche cosa di concreto, che è un brutto segnale, secondo me, che si danno ai giovani d'oggi. Comunque, vabbè, Miccoli è grande e vaccinato, faccia quello che vuole, è un mio pensiero, per amor del cielo. Certo. Il pensiero su un Miccoli calciatore non cambia assolutamente. Mister, da tecnico, quali sono gli aspetti perfettibili nel bagaglio di Avie Pastore? Lei che lo vede giocare, dove e come può crescere? Ma nella continuità. Ah. Continuità, perché è un giocatore che ha grande talento, però anche grandi pause, però non ci dobbiamo dimenticare che ha 20 anni, che improvvisamente ha avuto un flusso di notorietà che non si aspettava, un flusso di notorietà notevole, poi si è parlato di cifre astronomiche per il suo cartellino, tutto questo il ragazzo non l'ha potuto gestire serenamente, perché a 20 anni non si capisce tutto della vita. Certo. E lui è stato in qualche maniera è stato sconvolto da tutto questo, tant'è vero ci sono state delle partite proprio dove non si è visto. Però il talento c'è, il giocatore ha fantasia, il giocatore riesce ad andare in gol, insomma, nel momento in cui avrà trovato un equilibrio psicologico, avrà capito che poi il calcio italiano non è soltanto, perché lui molte volte è un po' vanesio nel senso che si specchia in se stesso, sì, e deve ripulirsi di certe giocate che sono fini a se stesse. Quando sarà un po' più pratico, con tutte le qualità che ha, sotto l'aspetto tecnico, diventerà sicuramente un grande giocatore, perché ha tutto per diventarlo. Mister, noi la salutiamo ovviamente dicendole che la sua schiettezza, la sua chiarezza arriva in maniera molto diretta al pubblico, fa capire, spiega il calcio senza concetti astrusi e senza giri di parole, insomma, quindi ce ne fossero di Aldo Agroppi nel mondo del calcio. Grazie, mister.
Io vi ringrazio, faccio tifo per il Palermo perché a Palermo quando giocavo venivo sempre volentieri perché vedevo una città meravigliosa, uno stadio ricolmo di gente ed era un piacere venire a giocare alla favorita. Grazie mister, buona serata, buon lavoro. Anche a voi. E allora, dopo Agroppi, io penso che abbiamo sentito quello che ha detto, insomma sono sicuro che Miccoli stasera si farà tatuare la scritta Agroppi sul No, petto. vabbè, ma lì è una questione ovviamente sia di No, si vario scherza, generazionale, certo. William, di stili, anche di costume, insomma. Poi i tatuaggi di Fabrizio Miccoli non sono assolutamente dei vezzi fini a se stessi, ma credo siano anche legati, no, ai suoi affetti più cari, a Sì. momenti particolarmente significativi della sua vita, quindi insomma. Sì, no, lo sappiamo tutti, i vari tatuaggi che ha sparsi un po' nel corpo, alcuni sono proprio molto belli, delle vere e proprie opere d'arte. Magari un giorno si tatuerà a Medjugorje nella manina, No, noi ce nell'ignolino. l'auguriamo, magari il giorno in cui finalmente sentiremo quella splendida musichetta, no? Della E Champions. allora, vediamo adesso, passiamo ancora a parlare, torniamo a parlare di Palermo con Abel Hernandez, che oggi ha parlato in conferenza stampa, ha parlato della sua condizione di salute e soprattutto oggi ha sfoggiato un look nuovissimo con delle deliziose treccine che Che credo fanno non impazzire. piacerebbe ad Agroppi. Ad Agroppi no, però penso che le ragazze, insomma, faranno ancora più follie per l'attaccante uruguaiano del Palermo. Vediamo allora l'intervista. Oggi c'era per noi sempre il nostro mitico Mariano Calò. Domande? Hai visto da esterno questo Palermo? Che te ne pare? No, penso che stiamo dimostrando di giorno a giorno, siamo una grande squadra. Penso che abbiamo dei grandi giocatori, abbiamo un grande mister e questo è importante. Penso che arriveremo lontano con questa squadra. Lontano dove? In In Champions? Champions. Quindi insomma sei convinto che questa squadra può lottare o quantomeno anche ambire ad un posto in Champions? Sì, penso che possiamo lottare. Lo stiamo dimostrando partita a partita, giorno a giorno, che siamo una grande squadra, quindi penso che possiamo arrivare. Abel, cosa ne pensi di queste continue critiche del presidente Zamparini verso il tecnico Rossi? Penso che per caricare un po' la squadra, un po' l'ambiente, penso che il presidente non vuole bene a tutti, no? Si dice anche che Rossi dovrebbe andare via a fine stagione, almeno ci sono queste voci. Secondo te, insomma, come le prendi, come consideri queste voci? Il mister per me è stato molto importante qua a Palermo, no? È stato il primo, penso che mi ha dato fiducia. A me mi piacerebbe che il mister rimanga qua per lungo tempo. Ah, bene, a fine novembre hai ricevuto il Paladino d'Oro come miglior giocatore in prospettiva futura. In quell'occasione c'era Moratti e lui ha detto che ti avrebbe preso e tu diciamo che se ti avesse chiamato una grande squadra avresti detto di sì. Sei ancora dello stesso avviso oppure il tuo obiettivo è crescere con questo Palermo? No, adesso penso che quel giorno è stata una battuta, no? Io sono felice qua a Palermo, sto bene a Palermo e mi piacerebbe rimanere a lungo tempo qua. Abel, giocare con Miccoli che ha un tipo di caratteristiche, giocare con te è un po' diverso. Si è visto anche domenica a Lecce quando sei entrato. Ecco, cosa puoi dare in più ad una squadra che diciamo, ha preso a giocare con una certa formula, ma con te in attacco si muove in maniera leggermente diversa rispetto a quando c'è Miccoli oppure a quando c'è uno dei due trequartisti? Penso che con Fabrizio possiamo giocare tutte e due insieme anche. Abbiamo dimostrato l'anno scorso, abbiamo giocato un paio di partite insieme. Penso che giocare con Ilicic, Pastore e Miccoli all'attaccante se ne fa tutto più semplice. C'è un'ultima domanda, completo. Con la Fiorentina tu l'anno scorso hai avuto la tua consacrazione, sei entrato, hai fatto subito una doppietta e quindi da quel momento si è capito che Hernandez non era solo un ragazzino, un giocatore di Serie A. Ecco, è domenica che arrivano di nuovo i Viola, che sensazioni ti passano? No, penso che è stata una bella partita quella, i primi due gol qua a Palermo è stato un giorno indimenticabile, però penso che adesso un'altra partita, noi stiamo bene, penso
che la possiamo vincere questa partita. Haber, scusami, tu prima dell'inizio del campionato avevi parlato della possibilità di raggiungere la doppia cifra. Pensi ancora che si possa raggiungere questo obiettivo, anche perché so che hai fatto una scommessa un po' particolare? Sì, penso che sì, io sono fiducioso di poter arrivare alla doppia cifra, però prima devo andare piano piano, pensare prima alla squadra che dobbiamo vincere tutte queste partite e dopo ci penso a arrivare a 10 gol almeno. L'anno scorso eri un po' considerato l'alter ego di Cavani. Cavani sta facendo benissimo al Napoli. Secondo te è più forte lui o sei più forte tu? Questo non lo so. Cavani è un mio amico, no? Ci sentiamo spesso. Questo sta facendo molto bene a Napoli. Penso che anche il mondiale le ha dato molta fiducia a lui, no? E quindi adesso sta dimostrando essere un grande campione. Grazie. Abel Hernandez, l'avete sentito, è carico, insomma, vuole tornare a fare grandi cose con il Palermo. Tra l'altro quest'estate aveva impressionato tutti, perché ogni partita amichevole segnava 6, 7, 10, una volta ha segnato 12 gol, se non ricordo male, in una partita amichevole, certo, per il valore sempre che hanno queste partite. Anche Maccarone segnava a grappoli, mi ricordo. Insomma, ma non tanto, non tantissimo, però Hernandez era uno di quelli sul quale io avrei puntato. Purtroppo questi infortuni lui ha detto che ha avuto questo triplo strappo addirittura. Sì, in tre punti e lo stesso tre muscolo. Tre punti e lo stesso muscolo, che è una cosa che difficilmente accade a un giocatore. Solitamente uno strappetto così, insomma, si recupera. E invece per un giocatore così giovane non è mai la situazione migliore. William, è un ritorno di fondamentale importanza, l'abbiamo visto già domenica scorsa a Lecce, non soltanto per le qualità tecniche indubbie del calciatore, per la sua vena realizzativa, ma soprattutto per le sue caratteristiche, perché ha la capacità di dare profondità alla squadra, di attaccare lo spazio, di tagliare proprio alle spalle della linea difensiva avversaria, e questo fa sì che si creino degli spazi invitanti sul tre quarti, cosiddetti interspazi, per dar sfogo al talento di Ilicic e di Pastore. Quindi direi che dai movimenti e dalle caratteristiche di Abel ne trae giovamento sicuramente tutta la squadra. L'abbiamo visto già a Lecce, poi insomma è uno che nei 16 metri difficilmente sbaglia, come ha dimostrato già in Salento, no? Sì, io però nel frattempo avevo ancora la classifica marcatori davanti, e proprio questo Cavani 18 reti ti turba. È una cosa che turba me, ma penso tutti i tifosi del Palermo che ancora ricordano Cavani al Palermo. Insomma, sotto porta non era proprio brillantissimo, addirittura è due gol sopra Di Natale, che sta trascinando l'Udinese, tre gol sopra Eto'o e quattro sopra Di Vaio. Cioè, continua davvero la grande stagione di Edinson Cavani. Sì. Chi è più forte secondo te tra Edinson Cavani ed Hernandez? Ma al momento è sicuramente più completo e più formato come calciatore Edinson Cavani, perché è davvero il prototipo dell'attaccante moderno, capace non soltanto di far gol, ma di dare anche un contributo in fase di non possesso palla, in fase di ripiegamento non indifferente alla squadra. Quindi Cavani, per capacità atletica e direi anche lettura delle fasi della partita, è superiore. In prospettiva, sotto il profilo tecnico, secondo me Abel Hernandez può fare ancora meglio. Leandro, diamo il benvenuto al nostro prossimo collegamento. Lascio a te il piacere di presentare questo ospite che ogni anno ci fa sempre cosa gradita, rispondendo alle nostre telefonate, alle nostre richieste. Sì, sì, assolutamente, ma poi sono i tifosi che lo apprezzano in particolar modo, perché il ricordo che ha lasciato qui a Palermo è un ricordo importante, di grande stima, di grande affetto sotto il profilo sia professionale che umano. Stiamo parlando di Gianmatteo Maregini. Ciao Matteo. Ciao, buonasera, ben trovati. Ben trovato a te. Allora, è arrivato il momento di parlare di Palermo Fiorentina, e quale migliore interlocutore di Gianmatteo Maregini, che ha il cuore diviso come in vista di domenica? Ma siccome ho amato tutte le squadre dove ho giocato indistintamente,
fortunatamente non ho giocato nel Palermo e poi nel Catania, per cui non mi può fare nessuno se dico che voglio bene a tutte e due le squadre, quindi certo. Poi se faccio un discorso a livello tecnico, entro più nello specifico, dico che si sono ulteriormente marcate le differenze fra il Palermo e la Fiorentina proprio a livello tecnico. Ecco, il Palermo è nettamente superiore alla Fiorentina. Ecco Matteo, volevo affrontare proprio questo tema entrando proprio nelle pieghe tattiche e tecniche della sfida. Da un lato c'è un Palermo lanciatissimo, super organizzato sotto il profilo tattico, che sciorina un calcio davvero spettacolare e anche efficace. Dall'altro c'è una squadra che incontra molte difficoltà sia a livello di espressione di gioco sia anche a livello direi motivazionale, perché questa Fiorentina appare una squadra davvero a fine ciclo. Non so qual è il tuo pensiero. Allora, per quel che riguarda il gioco, veramente a Firenze si sono disinnamorati molte persone, allo stadio ci va pochissima gente, problemi di gioco ci sono e i tifosi non sono più ignoranti, per cui quando non vedono giocare bene la propria squadra difficilmente insomma vengono un po' più, non c'è molta passione in questo momento, ci sono tante vicende e anche extra calcio che insomma riguardano alcuni giocatori, e come hai detto te, sinceramente per certi giocatori è molto evidente che il ciclo a Firenze è finito a livello motivazionale. Sì. Mentre vedo a Palermo c'è un grande entusiasmo e la scoperta anche sempre continua ogni anno di nuovi giocatori. Io non so chi lavora lì dietro alle quinte per andare a cercare questi calciatori, pagandoli anche sinceramente una cifra giusta, e sono dei giocatori che anche con la fortuna di avere la televisione, vedere le partite, vedere un giocatore come Ilicic, cioè, penso che sia solo quello valga il prezzo del biglietto, perché Miccoli lo conosciamo, sappiamo chi è, insomma, però queste sorprese ogni anno, cioè Pastore, Ilicic e tutto, sono qualcosa delizia per i palati di chi ama il calcio, non solo del tifoso palermitano. Allora il merito per onestà intellettuale va sicuramente all'ex direttore sportivo del Palermo Walter Sabatini, adesso splendidamente direi surrogato da Luca Cattani e Ricky Massara, sì, che erano un po' i suoi più fidi collaboratori e che adesso si occupano del mercato del Palermo. Però questi giovani così talentuosi, così promettenti, crescono molto in fretta, perché in panchina c'è un grande maestro di calcio che si chiama Delio Rossi, Matteo. Ma e questo me lo dite voi, io per lui parlano i risultati che ha fatto dove nelle squadre che ha allenato. Diciamo che forse, se proprio andiamo a cercare il pelo nell'uovo, è un allenatore un po' che non si sa vendere troppo bene, allora forse a volte incappa in dei contrasti a livello di comunicazione parlo una volta può essere con il presidente, una volta con cose, però penso che come poi per quel che conta sul campo sia un allenatore preparatissimo, e come ho detto i risultati gli danno ragione, insomma, ma bisogna anche avere pazienza, oggi nel calcio pazienza non ce n'è più, un ciclo di partite che non vanno bene non sono sufficienti a dover puntare subito puntare insomma voglio dire l'allenatore come responsabile di tutto quello che non va. Da portiere naturalmente non possiamo che farti la classica domanda su Salvatore Sirigu. E allora questo, cioè, è giusto continuare a chiamare giovane talento di prospettiva, oppure è già cresciuto, perché insomma in nazionale grandi risultati col Palermo? Insomma, voglio dire, essere in nazionale credo sia un orgoglio e un onore per tutta Palermo e per un portiere che, quando mi sembra, se ditemi se sbaglio, veniva dalla Serie C quando è stato preso nel Palermo. Sì. È stato successo a me, è successo la stessa cosa quando esordì con la maglia della Fiorentina, venivo dalla Serie C. Quando ci sono questi portieri italiani che gli viene data fiducia
la ricambiano nel migliore dei modi e si fa una scoperta del genere. Io sono, diciamo, un po' allergico a questi portieri stranieri. Ben vengano, sì, quelli bravi, ma qui spesso si fa un po' di confusione, soprattutto questi portieri brasiliani adesso che non se ne è mai sentito parlare. Sembra che in Italia siamo diventati gli scopritori dei portieri brasiliani. E a me non piace molto, io sono per i portieri italiani. Anche noi. Gianmatteo, guarda, siccome tu nella stagione 95-96 con la Fiorentina hai vinto anche una Coppa Italia, e qui, sì, a Palermo la Coppa Italia i tifosi la sognano, secondo te gli ingredienti giusti ci sono per arrivare quantomeno in finale? Ma gli ingredienti giusti per il Palermo ci sono per tutte le competizioni. Il discorso è che, ad esempio, a livello europeo, secondo me, con il ricambio anche di giocatori giovani, sì, manca l'esperienza, perché veramente ci sono delle caratteristiche per poter andare avanti in Europa che vanno al di fuori delle qualità tecniche. A volte una squadra meno dotata va avanti perché sono tanti anni che sa come affrontare le partite, insomma, diciamo che sono proprio ferrati. E Palermo è l'unica pecca, anche perché non si capisce perché in Europa non sia riuscita, è perché le qualità ce le avrebbe, ma gli manca l'esperienza. Per cui penso che per la Coppa Italia sia un attimino più facile, e per quanto riguarda, ripeto, il discorso tecnico, il Palermo può fare qualsiasi cosa, quindi perché non deve sognare di arrivare in fondo con la Coppa Italia e cercare anche di conquistarla? Nulla è precluso. Matteo, con tutta sincerità, guardando alla corsa al quarto posto che garantisce la partecipazione alla prossima Champions League, e analizzando un po' il lotto delle squadre che concorrono, perché c'è la Lazio, mettiamoci dentro ovviamente anche il Napoli e la Juventus, ecco, il Palermo ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, o questa gioventù eccessiva, che a volte si manifesta anche sotto forma di discontinuità, può essere fortemente penalizzante secondo te? Diciamo che per valori tecnici il Palermo meriterebbe ampiamente, come avete detto, anche per il gioco espresso sul campo, il quarto posto, almeno per poter arrivare in Champions League. L'unica cosa che la gente anche deve essere molto intelligente e sapere accettare, che lottarci fino in fondo per arrivarci, se arrivare sarebbe come vincere lo scudetto. Certo. Se non ci arriva, non ridimensioniamo il campionato del Palermo, perché è una, certo, una signora squadra, gioca bene al calcio, e l'unica cosa che può succedere per esperienze vissute è proprio il fatto di non essere abituati a vincere, e magari si sa, no? Due partite secche, un'andata e ritorno, oppure a volte in Coppa Italia anche una partita secca, a volte purtroppo ti trovi a giocare contro il destino, che basta un errore di un arbitro o una giornata no di un giocatore, va tutto a monte. Quindi, insomma, tenere sempre presente questo, però tenere anche presente che a sorpresa può arrivare il grande risultato in qualsiasi momento, mentre prima credo che a Palermo questo non si vivesse, non si respirasse. Sì, chiaramente adesso il Palermo sta vivendo, grazie a Maurizio Zamparini, un'altra realtà, un'altra dimensione. Matteo, approfittiamo della tua sincerità anche per sottoporti un argomento piuttosto delicato, perché non sappiamo se lo sai, ma qui in questo momento è in corso, insomma, una sorta di diatriba abbastanza perenne tra il patron Maurizio Zamparini e il tecnico Delio Rossi. Piccole frecciate, piccole frizioni che si manifestano a livello mediatico, con Zamparini che imputa delle responsabilità di carattere tattico, di carattere tecnico nelle singole partite, non sempre del tutto fondate. Ecco, molti calciatori del Palermo hanno detto a noi questo batti e ribatti, queste esternazioni continue non aiutano, non fanno piacere. Ecco, da calciatore ti è mai capitato di vivere una situazione simile, e soprattutto un calciatore come la vive? Ma guarda, senti, io tornando ai giorni in cui io giocavo nella Fiorentina, si torna un po' indietro negli anni, ed ero titolare in Serie A, io vi posso dire che c'era allenatore Gigi Radice, e che Cicchigori, dopo una sconfitta in casa ed era terzo in classifica in Serie A, lo esonerò, lo prese a parole in faccia davanti a tutta la squadra. Quindi, se puoi dire,
sono cose che succedono, c'è Dino stesso, sono persone un po' particolari, insomma, e bisogna conviverci con queste cose, perché sennò poi io non sono in grado di giudicare, quindi dicendo solo un parere, ma non mi permetto né di giudicare il signor Rossi né Zamparini. Posso solo dire che, visto anche a volte al processo di Biscardi e tutto, è una persona un po' pittoresca, ma come per il resto cos'è che sta facendo? A Palermo sta facendo delle cose enormi, insomma, come presidente, non si può, nella gestione con la crisi economica che c'è adesso in giro, e tutte le società, anche partendo magari dalla Serie B, che falliscono e che vanno a finire male, a schifio, come si dice a Palermo, però voglio dire, la gestione del Palermo ora è da grande squadra, no? Società. Quindi voglio dire, poi il discorso, forse se sono andato un po' fuori dal tema, dell'allenatore che c'è sempre stato, che il presidente ora dice la parolina in più, che l'allenatore non l'accetta, gli risponde. Io credo che siano due persone molto intelligenti e che sappiano che quello che dicono è fine a se stesso, dettato da ognuno le proprie ragioni, ma quando ci si parla a viso aperto, ci si danno anche delle bacchettate, vuol dire che c'è un rapporto di stima fondamentalmente, e quindi quando magari le cose non vanno bene uno si sente di pizzicare di più l'altro. Meglio esternare che covare, va. Questo è il tuo pensiero. La cosa giusta riguardo ai calciatori, quando certo. Una persona sta zitta, ti sorride sempre davanti, non ti dice mai niente, è pericoloso. Sta covando veramente qualcosa di brutto alle spalle, il gruppo non c'è, la squadra nemmeno, l'allenatore col presidente meno che mai. Quindi insomma, secondo me va bene così, perché non credo che ormai i personaggi si conoscono. Matteo, prego, concludi. No, va bene, dico, si conoscono . E quindi sanno come prendere le rispettive battute. Noi ti ovviamente riversiamo l'ondata di grande affetto e di stima ai tutti i tifosi rosanero che in questo momento ti stanno ascoltando e ci dicono proprio anche di salutarti. Ti ringraziamo per il tuo intervento, ti auguriamo ovviamente buona serata e in bocca al lupo per il tuo futuro. Allora, crepi lupo per tutto, però visto che è reciproca la cosa, di essere stato lì e anni splendidi e tutto, chiamatemi più spesso, perché per me è un piacere, insomma, ecco, parlare. Ok, Matteo, c'è chi ricorda, a proposito di Coppa Italia, quella straordinaria vittoria a San Siro contro il Milan con gol di Iachini, quando sembravi Yashin, quando hai parato. Senti, davvero tutto ma l'amaro in bocca, guarda, del ritorno che già farai due rigori e ne sbagliamo tre. Mi ricordo. Mi ricordo una delle tante prestazioni importanti di Matteo Maregini con la maglia rosanero. Ciao Matteo, grazie, buona serata. Un abbraccio, ciao. Io nel frattempo, tra l'altro, stavo guardando proprio alcune foto nella pagina Facebook degli amici che si chiamano Rosanero Storia, con proprio le formazioni di quegli anni, quando il Palermo, insomma, lo seguivano ancora in pochissimi. C'eravamo noi tra questi pochissimi. C'eravamo anche con delle partite epiche, proprio quello è stato uno dei periodi che forse sono andati in maniera un po' migliore rispetto al resto della storia. Sì, salutiamo i nostri amici di Rosanero Storia, che è un gruppo, diciamo così, su Facebook seguitissimo, dove si trovano le foto addirittura del Palermo degli anni 20. Ci dispongono di un archivio straordinario e ogni volta rievocano dei ricordi e delle emozioni davvero belle, davvero forti, epiche per tutti noi, perché poi ovviamente, William, un po' tutte le annate sono certificate, quindi per persone di ogni generazione, di ogni età, c'è modo di ritrovare no? In questo archivio. Già, assolutamente. Poi qualche giorno vediamo se riusciamo a intervistare gli autori, i coordinatori di questa bella iniziativa, così parliamo un po' con loro.
Allora, ce la facciamo a dare anche notizia della diagnosi relativa all'infortunio patito in nazionale da Mattia Cassani, che con ogni probabilità domenica non sarà della partita. Bovo e Balzaretti dovrebbero recuperare una corsa contro il tempo, in particolar modo per l'esterno sinistro rosanero, ma almeno loro due dovrebbero farcela. Ricordiamo che mancherà anche Armin Bacinovic per la squalifica, e quindi anche a centrocampo Delio Rossi dovrà rivedere qualcosa, probabilmente insomma Nocerino assumerà il ruolo di play con Migliaccio e forse anche Kurtic a sì, questo è probabile anche al suo fianco di Kurtic, però prima vediamo di capire chi realmente recupererà. Intanto il sito ufficiale il palermocalcio.it ha confermato un po' le indiscrezioni che avevamo anticipato noi quest'oggi sullo stato di salute di Mattia Cassani, quindi per lui si tratta di una sospetta distrazione muscolare al flessore della coscia destra e il giocatore poi ovviamente nei prossimi giorni verrà sottoposto ad altre analisi strumentali per capire qual è l'entità di questo infortunio, perché sappiamo che in casi come questo solitamente bisogna aspettare un paio di giorni per capire bene, per poter fare un quadro clinico preciso, quindi sicuramente per Firenze, per Palermo Fiorentina non ci sarà Mattia Cassani. Allora, a questo punto, caro direttore, siamo pronti con l'ennesimo collegamento, no? Andiamo a vedere, perché ne abbiamo parlato in maniera diffusa con Aldo Agroppi, con Matteo Maregini, ma andiamo a vedere proprio un report, un inviato del luogo, come sta questa benedetta Fiorentina. Diamo il benvenuto. Sì, diamo il benvenuto a un amico, il direttore fiorentinanews.com, Stefano Del Corona. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti. Come va lì a Firenze? Che aria tira? Aria brutta, eravamo abituati troppo bene le ultime stagioni. Stefano, stavamo proprio parlando del campionato un po' anonimo della Fiorentina, ci sono state delle tegole, degli infortuni eccellenti, pensiamo ovviamente a Vargas, a Jovetic, però diciamolo chiaramente, la sensazione è che sia finito un ciclo, sia a livello tecnico che motivazionale soprattutto. Sì, diciamo che possiamo far risalire il tutto un po' più avanti, nel senso che tutto è partito dal divorzio che c'è stato con Cesare Prandelli. Da lì in poi è stata tutta una cascata, cioè, c'è stato il cambio allenatore, Jovic si è infortunato gravemente all'inizio del campionato, il ritiro pre-campionato, poi Vargas ne ha avuto di tutti i colori, Musu non ne parliamo, insomma in queste condizioni non è facile per una squadra che si è ritrovata a ripartire praticamente da zero riuscire a fare tutto quello che ha fatto di buono nelle scorse stagioni. Ma il nostro amico Santana come sta? È uno dei più positivi in questo momento, direi. Santana è la rivelazione, l'unica nota positiva della stagione, ve lo devo dire tranquillamente, perché anche lui non ha cominciato la stagione perché ha avuto il posto di un infortunio molto grave, si è operato al ginocchio sì. Dell'estate. Da quando è ritornato, però, forse per il fatto che si è ritrovato in scadenza di contratto, lui a giugno ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, sarà stata forse questa la coincidenza che gli ha fatto dare di più. Comunque sia, è stato assolutamente il migliore della Fiorentina praticamente in quasi tutte le partite in cui ha giocato. E ha cominciato anche a segnare ad Africa, perché non ce lo ricordavamo goleador. Dopo Gilardino c'è proprio lui come il fatto di gol realizzati. Ma guarda, in questi giorni ho letto che il mister Mihajlovic proprio non entusiasma la piazza e c'è un nome a parte Spalletti, che è quello di Delio Rossi. Secondo te Delio Rossi lascerà il Palermo? Che ne pensi? Ti piacerebbe lì a Firenze? Allora, dividiamo un po' le cose. Piacere mi piacerebbe, lo posso dire tranquillamente, perché credo sia uno dei tecnici più preparati, uno di quelli che mi sembra che parli poco, ma poi quando va sul campo riesce ad ottenere tanto, e sono quelli che poi alla fine piacciono di più alle persone. Per quanto riguarda però invece la successione a Mihajlovic, se vogliamo parlare così, secondo me in questo momento c'è avanti Gasperini a Delio Rossi, probabilmente lui quello che sarebbe preferito da Corvino, però anche lì la situazione è tutta in divenire, perché non sappiamo proprio di preciso se Corvino rimarrà a fine stagione il direttore sportivo della Fiorentina.
Potrebbe esserci una rivoluzione anche in quel senso, no? Sì, sì, perché poi quando le stagioni vanno così sotto, al di sotto, molto al di sotto delle aspettative, poi è chiaro che alla fine della stagione può succedere di tutto, può arrivare l'area di rivoluzione che parte dall'alto e poi coinvolge a cascata tutti, dal direttore sportivo fino all'allenatore fino ai giocatori in campo. Stefano, parlava poc'anzi William di Mihajlovic, ecco, la percezione nei suoi confronti da parte della piazza viola non è eccellente, anzi tutt'altro, dal punto di vista del gioco si è visto davvero poco, non è un tecnico che entusiasma anche insomma per idee, originalità degli schemi offensivi, la Fiorentina è una squadra che fatica a far gioco e fatica anche a far gol, no? Quando è arrivato a Firenze in realtà c'era una grossa fetta di tifoseria che aveva preso questa notizia in modo molto positivo, perché tutti conoscevano il carattere di Mihajlovic, poi lui ci ha pensato lui da solo a infiammare la piazza dicendo che questa squadra era da Champions League, che aveva preso a calci nel sedere un po' tutti, insomma lì aveva ottenuto un certo consenso. Poi col passare dei mesi veramente la gente si è resa conto che questa squadra non ha offerto nulla, pochissimo o proprio nulla dal punto di vista del gioco, non riesce ad arrivare in zona gol, Gilardino, cioè povero disgraziato veramente, viene da dire, non riceve praticamente un pallone buono mai, non si trova mai in area di rigore, si trova solamente a giocare 30 metri dall'area di rigore e lì in quella situazione lì non può essere certamente pericoloso. Giusto per darvi un dato, noi proprio in questi giorni su fiorentinanews.com stavamo facendo un sondaggio proprio su Mihajlovic e la domanda è se vi piacerebbe che Mihajlovic rimanesse nella panchina della Fiorentina la prossima stagione, e i risultati sono veramente incontrovertibili, perché l'89% ha votato no, l'11% solamente sì. Questo vi dà il quadro chiaro della situazione. Allora Stefano, per concludere, abbiamo dato un'occhiata insomma al modulo tattico maggiormente adottato da Mihajlovic nelle ultime settimane, un 4-3-3 che poi assomiglia a un 4-3-2-1, perché insomma Marchioni e Santana danno una mano anche in fase di non possesso palla sull'esterno. Che partita farà al Barbera la Fiorentina? Ecco, ti aspetti una squadra che affronta il Palermo a viso aperto, oppure ti attendi una prestazione particolarmente attendista? Guarda, mi attendo una Fiorentina come quella che abbiamo visto fino ad ora, cioè una squadra che non sarà sicuramente spettacolare, spero che almeno sotto il profilo della grinta dia qualcosa in più rispetto a quanto dato fino adesso. Saremo probabilmente di fronte all'ennesimo cambiamento tattico di modulo per quanto riguarda la Fiorentina, perché siamo partiti con un 4-2-3-1, siamo passati al 4-3-3 come hai detto giustamente nelle ultime partite, ma adesso torna Musu. Tornando Musu, probabilmente Mihajlovic dovrà gioco forza cambiare nuovamente l'assetto della squadra e puntare su un 4-4-2, anche per non lasciare solo Gilardino, come dicevo poco fa, perché insomma questo tema del Gilardino solitario è un tema molto sentito qua a Firenze ed è un problema che va risolto da qui alla fine del campionato. Certo Stefano, noi ovviamente ti ringraziamo, no, per il contributo sì. Estremamente preciso e puntuale, ti auguriamo buona serata, buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona serata e buon proseguimento della trasmissione. Grazie, buona serata. Leandro, diciamo che siamo arrivati in chiusura di trasmissione, noi dobbiamo ringraziare la nostra regia con Michelino e poi ovviamente il coordinamento di redazione Francesco Graffagnini che oggi ci supporta, naturalmente i nostri amici da casa che ci hanno seguito fino a quest'ora, i nostri amici della chat che hanno ricordato anche gli ospiti, insomma le gesta di questo Palermo del passato, hanno fatto un po' di paragoni con il Palermo attuale, insomma Palermo attuale che comunque nonostante queste ultime vicende che ci lasciano un pochettino così, lasciano un po' pensierosi, non però, teme paragoni il Palermo degli Orossi. Ma diciamo anche il Palermo di Zamparini. E anche il Palermo di Maurizio Zamparini, certamente. Sì, è il Palermo di Rossi e di Zamparini, speriamo che rimanga lungo. Noi speriamo che rimanga sia il Palermo di Rossi sia il Palermo di Maurizio Zamparini. Ovviamente per tutte le notizie il nostro portale informazione sportiva www.mediogol.it, una finestra open 24 ore su 24 sul Palermo Calcio. William?
Dobbiamo ricordare l'appuntamento con la radio domani alle 12.15 su W Radio 88.8 con il bel Ficarra, con abbiamo anche il Graffagnini, abbiamo anche sì, il Graffagnini. I radio ci preferiscono perché non ci guardano e non ci vedono, insomma, quindi ci ascoltano sicuramente con più piacere. Allora, non perdete neanche quell'appuntamento, caro Neanda, abbiamo fatto tardi anche questa sera. Ma non è mai troppo tardi per parlare del Palermo. Buonanotte. Buonanotte. Piero Caccamo, estetica, parrucchiere per uomo e donna, solari. Massaggio connettivale, relax, anticellulite, tonificante. Endermologia LPG è lo strumento che rivoluziona il trattamento della cellulite, agendo anche con efficacia sulla silhouette e sui volumi corporei. Massaggio relax. Trattamenti viso, peeling vapore, massaggio viso, maschera viso. Doccia solare abbronzante e solarium trifacciale. Ricostruzione unghie, solarium. Parrucchiere uomo donna. Piero Caccamo, estetica, parrucchiere per uomo e donna, solarium. Piero Caccamo, Viale Strasburgo 189, Palermo. Salve a tutti cari amici telespettatori, ci troviamo in via Autonomia Siciliana 67 nel negozio New Poppy di fronte al distributore di benzina Agip. Adesso passiamo col presentarvi una serie di borse, vari modelli e vari marche. I prezzi vanno dalle 20 alle 40 euro. Ecco questa di Lancetti, Gattinoni. Andiamo avanti, vi ricordo che al nostro negozio ci sono sconti dal 30 al 60% su tutti i capi. Le borse hanno un costo dai 20 ai 40 euro, diversi modelli. Adesso andiamo avanti, vi presentiamo un esempio di calzature che abbiamo qui in negozio. Ecco, scarpe ecopelle, vera pelle dentro, ecopelle fuori, 29 euro. Questo con zeppa marrone. La stessa variante nera, ecco qui uno stivale comodo, tacco basso, nero, e questo un po' più elegante con la punta nero. Andiamo avanti col presentarvi una serie di stivali vera pelle, manifattura vera pelle a 35 euro. Naturalmente questo è soltanto un piccolo esempio di quello che potete trovare in negozio. In negozio abbiamo un vasto assortimento di stivali. Il prezzo di questi stivali è di 35 euro, ricordo, vera pelle. Andiamo avanti col presentarvi un esempio di scarpe moda comoda e made in Italy. Ecco, questi sono quattro esempi di quello che potete trovare in negozio. I prezzi vanno da 39 a 49 euro. Un altro